Cazzago San Martino si dota per la prima volta di un punto prelievi al servizio della popolazione. Attivo da inizio settembre, è stato inaugurato sabato 28 settembre in Via Verdi alla presenza del sindaco, del presidente di Fondazione Poliambulanza, dell'amministrazione comunale, del personale medico e paramedico impiegato. Questa operazione segue la mission etica di Fondazione Poliambulanza, come ricorda ai nostri microfoni il presidente di Fondazione Poliambulanza, Mario Taccolini. Anzitutto corrisponde alle finalità qualificanti, preminenti, caratterizzanti la storia, il patrimonio ideale, ma soprattutto l'attuale e sempre rinnovata propria mission. Ed è in ragione di questa rinnovata propria mission che Fondazione Poliambulanza da tempo sta declinando la propria attività clinico-assistenziale anche nell'ambito di quella comunità di riferimento che è la comunità anzitutto bresciana, non solo ma primariamente bresciana. L'approdo con l'attivazione di questo punto prelievi a Cazzago San Martino corrisponde coerentemente a questo spirito originario, a questo DNA, ripeto, originario, intendendo in questo modo corrispondere alle prime, come potete dire, attese, alla domanda primaria di benessere, di salute, di prevenzione, appunto, a cui Poliambulanza è certamente in grado di rispondere. Tanti i servizi per la popolazione. Una pluralità di servizi che appunto consentono ai cittadini e alla comunità locale di non recarsi direttamente in ospedale, ma di compiere quei primi atti attinenti alla loro salute, quello screening iniziale di prima diagnostica, appunto attività, che poi ha certamente un correlato, un raccordo direttamente con le nostre attività cliniche nell'ospedale, nell'istituto ospedaliero. Grande la soddisfazione del sindaco Fabrizio Scuri. Ma significa molto perché è la prima volta che a Cazzago si riesce a realizzare un punto prelievi. A noi interessa avvicinare i servizi alla popolazione e questo lo dimostra, soprattutto ovviamente chi ha problemi di spostamento. Oltre a questo c'è una qualità assoluta, visto che parliamo di un soggetto primario della sanità provinciale lombarda, quale Poliambulanza. Quindi siamo veramente soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio del nostro mandato.